Non è stato assolutamente un successo in questi termini. Abbiamo messo qualche consigliere in più, però ci sono alcuni comuni dove non c'è neanche un consigliere, quindi io credo che stiamo pagando i toni di Beppe Grillo, insomma, la sua comunicazione sbagliata che viene dal blog, questi post che lui manda un po' minacciosi. E soprattutto l'ultimo che ha fatto sul Parlamento, e questo era proprio un attacco al Parlamento. E mi chiedo come faccia ad attaccare il Parlamento lui che in Parlamento non è mai venuto. Noi siamo qui da 3 mesi e non l'abbiamo mai visto. Ci sono scolaresche, persone che vengono da tutta Italia e che vengono a seguire le nostre sedute, l'aula, che sono importantissime perché solo così si riesce a capire come funziona il Parlamento in una democrazia. Lui non è mai venuto, lo invito a venire e a seguire il lavoro che noi facciamo tutti i giorni. E forse non scriverebbe più questi post sul suo blog. Ecco, lo invito a scrivere meno e osservare di più. Quindi secondo lei in questo momento il problema del movimento è per certi versi Beppe Grillo? Direi di sì, perché noi il lavoro lo stiamo facendo, stiamo cercando di lavoriamo tantissimo e anche questo non viene percepito all'esterno.